di Spencer TV. Rotocalco di cultura e informazione da Volterra e la Toscana, di Pietro Gasparri. Condotto da Pietro Gasparri e Gianna Fabrizi. Una giornata a colori tra fiori e aquiloni. Di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Questa del cielo da parte dell'uomo inizia circa 2500 anni fa in Cina con la costruzione del primo aquilone. Insomma, il primo oggetto volante, la prima sfida contro la gravità fu proprio l'aquilone. E naturalmente a spingere l'uomo a realizzare gli aquiloni fu proprio la spiritualità, un contatto tra terra e cielo. L'aquilone arriva in Giappone grazie ai monaci buddisti missionari che si spostavano dalla Cina alle isole nel periodo tra il 600 e l'800 a.C. All'inizio l'aquilone fu un privilegio di pochi perché la vela era costruita con la seta. Dopo l'avvento della carta però divenne di uso popolare. In Italia si hanno notizie degli aquiloni soltanto dopo la pubblicazione del Milione di Marco Polo. E oggi siamo qui a Cecina Marina dove si festeggiano proprio gli aquiloni. Bambini e adulti sono alle prese con vento e correnti ascensionali per far volare il più alto possibile il proprio aquilone. Oggi è un giorno di festa qui a Marina di Cecina. Aquiloni e fiori. Sì, è vero, una festa molto bella. È la seconda edizione. Quest'anno abbiamo riproposto di nuovo la festa dei fiori, degli aquiloni e quest'anno come tema è la rosa. Viola. E questo bello aquilone chi te l'ha fatto, babbo? Sì. Ti piace far volare gli aquiloni? Sì. E te come ti chiami? Giulia. Ti diverti? Sì. E questa piccolina come si chiama? Saravanni. Di Spencer TV. Un programma di Pietro Gasparri. Arrivederci a sabato prossimo.